Cari, ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di un cameraman misterioso. Dopo magari ve lo facciamo scoprire. Allora, siamo qui in apiario. Andiamo a guardare questi nuclei che abbiamo fatto il 7 di agosto. Oggi è 18 agosto, sono passati 11 giorni e 4-5. Insomma, oggi dobbiamo trovare le regine vergini nate. Qualcuno di voi chiedeva come mai ha lasciato 3 o 4 celle? Allora, quelle lì ne abbiamo lasciate perché erano vicine, altrimenti ammaccandola con la leva, anche perché non erano ancora belle mature, si sarebbero danneggiate. Allora abbiamo evitato questa cosa qua, sperando che ovviamente la prima vergine nata poi fa lei il lavoro di togliere le loro rivali. In generale c'è una percentuale che sciamino molto alta, però poi quando si va verso l'estate questa percentuale abbassa. Quando abbiamo a che fare con dei nuclei piccoli, anche questa percentuale di sciamatura della vergine si abbassa. Quindi, diciamo, in queste condizioni noi abbiamo preferito lasciarle. Però adesso andiamo a vedere praticamente che cosa è successo. Questo qui è il nucleo dove noi abbiamo messo due telaini togliendoli da quella famiglia lì, con le celle reali. Vediamo un po' che è successo. Allora, questo qui è il telaino di parete e questo qui è quello dove c'erano le celle reali. Ecco qui. Allora, qua io vedo una cella reale rotta, una dalla quale sta nascendo una regina, quest'altra pure dalla quale sta nascendo una regina. Diciamo così, questa la togliamo. Guardiamo un po' perché se non ci fosse la Vergine. Allora, questa va guardata con una certa attenzione per vedere se fosse nata la Vergine da quella cella reale aperta. Quest'altra qua pure la possiamo togliere. Quindi restano queste due qui. Questa qua non va bene. Questa la pizzichiamo un po'. E questa qua neanche. Queste qua non sono buone, queste celle reali. Ok. Avevano infatti una brutta faccia, quindi questa qui non è andata in porto, insomma. Questo nucleo qui non è andato in porto, nel senso che non ci ha dato via una vergine. Ok, quindi questi telaini qua praticamente sono da ricomporre con quella famiglia lì. Adesso andiamo ad aprire quella famiglia lì. Questa qui era rimasta su quattro telaini. Vediamo un po' qual è la situazione. È più popolosa. Sul secondo telaino qui c'erano le celle reali. Adesso andiamo direttamente su questo telaino qua dove ci sarebbero le celle reali e vediamo che è successo. Non da questo lato qui. Da quest'altro lato qui, eccole qua. Ancora, ecco, guardate. Qui ci sta una cella reale aperta. Col classico tappino di apertura. Non so se si riesce a vedere, ecco qua, da qui è uscita una vergine. Adesso noi se riusciamo a guardare e a trovare questa vergine, queste altre qua le potremmo rompere direttamente noi. Adesso guardiamo con una certa attenzione, una certa calma, però diciamo così sarà nata proprio oggi, quindi anche rompendo le altre celle reali, insomma, non sbagliamo, insomma, eh.
Allora, qui io non la vedo. Ovviamente non è facile riuscire a trovare la Vergine. Spero non sia in giro già a fare i suoi voli di orientamento, ma di solito diciamo che appena nata, dopo 2 o 3 giorni inizia a compiere i primi voli di orientamento. Quindi è ancora qui. Adesso guardiamo con curiosità, con attenzione se la riusciamo a vedere. Quell'altro nucleo purtroppo non è andato in porto, insomma, non aveva api sufficienti per far maturare quelle celle. E quindi poi quei telaini noi li rimettiamo nuovamente qui dentro. La Vergine appena nata poi è pure molto mobile, insomma, si muove negli spazi dell'alveare, del nucleo in questo caso, quindi non è sempre facile vederla. Adesso guardiamo quest'altro, è piccolina, è come un'altra ape, però si nota che è una Vergine, insomma. Allora, qui non la vedo. E quindi questo qua lo rimettiamo a posto in maniera definitiva. Potrebbe essere anche su una parete. Comunque adesso questo lo mettiamo a posto. Il cappellino che abbiamo visto tolto è il classico cappello quando si è schiusa bene, insomma, l'ha tagliato e è uscita la Vergine, quindi la Vergine c'è, è nata sicuramente, insomma. Vediamo se riusciamo a trovarla con un po' di attenzione. Nel video, se magari qualcuno riesce a vederla, poi me la segnala. Me lo segnala, insomma, per simpatia. Questo è il telaino con le celle reali. Allora, il telaino con le celle reali è questo qui. Qui ci sono delle celle reali, questa è quella dove è nata. Quindi, qui ce n'è una che purtroppo dobbiamo togliere, oppure possiamo mettere questa qua, la togliamo. Purtroppo non possiamo farci altro. Poi se ne troviamo un'altra qua dentro, questa non è matura, e quest'altra qui neanche è matura. Vabbè,
Va bene, una avremmo potuto lasciarla. Le abbiamo tolte tutte. Dispiace, però purtroppo questa è un po' la situazione, insomma. La prima nata di oggi è quella che sarà la prossima regina, insomma. Adesso non la vediamo, speriamo magari sull'altro favo. Ah, eccola qui. Eccola qui. Guardate. Eccola qui. Dov'è la leva, Elisa? Questa è più chiara, guardate. Eccola qui, l'avete vista? Adesso è nata da poco, si sta nutrendo, sta guardando, insomma, sta sperimentando. E questa qui sarà la, è la nostra principessa. Elisa, fai un'altra... Dove la levo? Eccola qui, la nostra principessa. Adesso sta guardando qua dentro, che diventerà una regina. Va bene, chiudiamo e aggiungiamo con gli altri due telaini e siamo a posto. Purtroppo dispiace, avrei anche potuto togliere una cella reale lì, una vergine, e metterla in quell'altro nucleetto con due telaini che era rimasta senza vergine, però mo le abbiamo tolte e via. Allora, questo qui è uno e questo qui è l'altro. Che lo togli? Li mettiamo qua dentro. Così. Ricomponiamo la famiglia attualmente, insomma. Per adesso abbiamo quindi una vergine in questo nucleo. Una vergine che da qui a una quindicina di giorni si dovrebbe fecondare, insomma, questo è un po' il circuito. A inizio settembre, quindi 18-28, e sì, la prima settimana di settembre, veniamo qua, sono passati 15 giorni da oggi, 18 giorni da oggi, si deve trovare la regina vergine che è fecondata. E a questo punto il circolo è chiuso. Cioè, noi abbiamo fatto un nucleo, abbiamo recuperato una vergine e poi si feconderà. Speriamo che non se la mangi né cruccione né che si perda per strada, e quindi che tutto vada per il meglio. Allora, un caro saluto e alla prossima. Grazie Elisa e grazie a tutti. Ciao.